Buonasera, ben ritrovati dal TG Plus News di Treviso. È stato arrestato in Repubblica Dominicana l'ultimo dei presunti responsabili della morte di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa nella sua casa di Conegliano lo scorso 23 giugno. Si tratta di un cittadino dominicano di 25 anni, il quale si era dato alla fuga subito dopo il delitto. Grazie alla collaborazione tra le forze dell'ordine italiane e dominicane, il giovane è stato rintracciato e arrestato lo scorso 25 ottobre. Ora si trova detenuto in attesa dell'udienza per l'estradizione in Italia. Sesto posto nazionale e primo in Veneto per Treviso nel rapporto annuale Ecosistema Urbano 2024, pubblicato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore. Le performance in campo ambientale sono state valutate positivamente nella classifica che tiene conto di 20 indicatori distribuiti nelle tematiche aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energie. Fra i risultati migliori, la conferma delle ottime performance nella raccolta differenziata all'87,1%. Nonché nella produzione annua pro capite di rifiuti urbani, ben 440 kg per abitante, oltre che della presenza di piste ciclabili, 27 metri equivalenti a 100 abitanti, di alberi in aree di proprietà pubblica che ammontano a 27,7 ogni 100 abitanti, e infine di attivazione di comunità energetiche. Andiamo a Quinto di Treviso, uno stanziamento da 100.000 euro per la manutenzione straordinaria della segnaletica stradale su strade e piazze, oltre che per attraversamenti pedonali più sicuri e nuova segnaletica verticale. Ammonta a tanto l'investimento tramite cui l'amministrazione di Quinto, a partire da questa settimana e fino alla primavera 2025, rimetterà a nuovo le marcature stradali dell'intero territorio comunale, ma non solo. E chiudiamo con la cultura, perché un nuovo ispettore di polizia sbarca in TV, è Giuseppe Stucchi, in forza alla questura di Treviso, protagonista della nuova serie ispirata ai romanzi del nostro Fulvio Hervas. Treviso, dunque, in prima serata a partire da mercoledì 30 ottobre alle 21:20 su Rai 2, con il nuovo telefilm poliziesco Stucchi del regista Valerio Attanasio, che è ambientato nel nostro capoluogo e in generale in tutta la Marca trevigiana, e che vede protagonista, oltre al simpatico ispettore interpretato dall'attore trevigiano Giuseppe Battistone, anche Marina, meticolosa medico-legale e amica di lunga data, interpretata da Barbara Bulova, con cui l'ispettore ha un rapporto di intensa e un po' maldestra intimità. E con questa news chiudiamo anche il nostro notiziario. Vi ricordo, come sempre, che non dovete far altro che installarvi l'app gratuita TG Plus nei vostri smartphone per vedere ogni giorno tutti, ma proprio tutti, i nostri contenuti.